Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Focus di Tech Fanpage su Apple Watch, lo smartwatch di Apple che stiamo studiando in ogni minimo particolare, stiamo svelando in tutte le sue funzionalità. Oggi parliamo di applicazioni, sì cari miei, parliamo di applicazioni perché uno smartwatch può essere bello quanto vi pare, ma se non ci sono applicazioni che permettono di sfruttarlo è praticamente inutile. E una delle cose migliori del dispositivo di Apple è sicuramente l'ecosistema. Quello di Cupertino per quanto riguarda le applicazioni, App Store e per quanto riguarda proprio la gestione dello sviluppo delle applicazioni sono 10 anni avanti a tutti, con i pro e con i contro. Le applicazioni disponibili per Apple Watch sono tante, non tantissime, non ancora, ma gli sviluppatori sono al lavoro, ne sono convinto, e la gestione delle applicazioni avverrà tutta tramite smartphone. In questo video vi farò proprio vedere questo, come si installano, come si disinstallano le applicazioni in Apple Watch e come si attiva o disattiva l'installazione automatica, perché in genere quando si installa un'applicazione su iOS che ha anche la versione di Apple Watch, si potrebbe fare anche in modo che si installi automaticamente nell'orologio. Io sono sempre Derek Olindi e vi auguro una meravigliosa visione. Prima di tutto, per verificare se un'applicazione è disponibile anche in versione Apple Watch, bisognerà semplicemente aprire l'applicazione in App Store e vedere in basso se sono disponibili gli screenshot per la versione Apple Watch. Detto questo, però, esiste anche uno store dedicato allo smartwatch di Apple, store che si accede tramite l'applicazione ufficiale per la gestione dello smartwatch e nel quale vengono visualizzate esclusivamente le applicazioni compatibili con il dispositivo, quindi una cosa veramente molto comoda. La gestione delle applicazioni avviene nella schermata principale dell'applicazione Apple Watch, scendendo in basso, dopo le impostazioni e le applicazioni di sistema, si vedrà l'elenco delle applicazioni installate del dispositivo che sono state scaricate da App Watch. È proprio cliccando su ciascuna delle applicazioni che si può scegliere se visualizzare l'app in sguardi o meno. Sguardi è un menu a comparsa che si attiva nel watch facendo uno slide dal basso verso l'alto, oppure mostrarlo almeno su Apple Watch, ed è questo proprio il procedimento di disinstallazione e installazione. Disattivando mostra app su Apple Watch verrà disinstallata l'applicazione, attivandolo verrà installata. Inoltre è possibile scegliere se installare le applicazioni su Apple Watch automaticamente. Per farlo bisogna andare nelle impostazioni, nella sezione generali e nella sezione download automatico. In questa sezione quindi si potrà attivare o disattivare il download automatico delle app in Apple Watch, vuol dire che quando è disattivato non succederà nulla, ma quando è attivato, ogni volta che si scarica un'applicazione da App Store che include anche la versione per Apple Watch, verrà installata automaticamente nello smartwatch. Bene ragazzi, questo è tutto, questa è la gestione delle applicazioni sullo smartwatch di Apple. Io sono Derek Olindi e vi do sempre appuntamento a un prossimo video focus su Apple Watch di Tech Fanpage. Un abbraccio.